buonasera a tutti e benvenuti a Teatro Stabile. Questa è l'orchestra o la banda che dir si voglia dell'Associazione dei Suoni delle Dolomiti Lucane. Facciamogli un applauso. Io sono Giuseppe Romagnello, mi presento nella veste inconsueta di presentatore, in verità sono semplicemente un socio, un sostenitore dell'associazione, quindi sono felice che voi possiate diventare promotori di questa esperienza musicale che da tanti anni è presente in Basilicata, in un piccolo paesino della Basilicata che si chiama Pietrapertosa. Stasera siamo qui per promuovere il nuovo spettacolo, per presentare il nuovo spettacolo e per introdurvi alla cultura della banda e dell'orchestra che io tanto amo, che noi italiani tanto amiamo. Si sono già presentati loro con una bellissima marcia, la Sivigliana, che è tipica dello spettacolo bandistico. Questo ensemble musicale ha una sua particolarità, quindi io vorrei presentarvelo per questa particolarità. È bella di giorno e bello di giorno, o bella di giorno e bella anche di notte. Di giorno è banda, che suona queste meravigliose marce, accompagna le manifestazioni portando vivacità e bellezza e musica nei nostri paesi e nelle nostre piazze, che sono spesso le piazze del silenzio, della riflessione, dei panorami, e quindi porta questa bellezza e questa sacralità che solo la musica può portare con sé. E dall'altro lato la sera è bella di notte, appunto, perché orchestra e presenta degli spettacoli molto importanti e molto ben fatti, molto ben costruiti, grazie agli arrangiamenti del maestro Pino Melfi, al quale io dedicherei un applauso. Quando si parla di bande si parla di orchestre marcianti che si aggirano per le strade con belle divise, con belle musiche, con belle intonazioni. Il suono è figlio dell'esperienza che una banda ha e della capacità della banda di essere gruppo. Questa banda nasce, pensate un po', nel 98 e nasce con una serie di raduni bandistici ai quali anche io ho partecipato e preso parte e che ho promosso anch'io, quindi dal 98 ad oggi, pensate quanti anni sono. Poi si evolve questa esperienza, diventa il Festival delle Dolomiti Lucane, che ha avuto ben 7 edizioni, significa per 7 anni ci siamo ritrovati nelle piazze delle Dolomiti Lucane, in alcuni luoghi particolari, specifici, molto pittoreschi, con una serie di esperienze importanti. Quindi abbiamo avuto musicisti quali Mike Appelban, Marco Sannini, Massimo Bartoletti, ma anche artisti come Peppe Barra, sassofonisti come Daniele Sepe o Xavier Girotto, che è un sassofonista argentino. Insomma, è una banda che sa essere orchestra e banda allo stesso tempo. Non è semplice, perché significa toccare tutte le corde dell'italianità e della cultura musicale italiana, appunto dalle marce, alla cultura operistica, alla cultura jazzistica, alla cultura della musica italiana. Stasera, infatti, i ragazzi hanno lavorato ad uno spettacolo che è proprio dedicato all'esempio più importante dell'italianità, della musica italiana, che sta un po' in tutte le nostre corde. Chi non ha mai canticchiato, facendosi la barba sotto la doccia, una musichetta di Domenico Modugno, una canzone, un motivo? Molti pensano in America che volare sia l'inno d'Italia, per intenderci. Quindi stasera noi gustiamo uno spettacolo che lavora sulle corde dell'italianità contemporanea, questo musicista del sud del Novecento, e non a caso abbiamo voluto chiamare l'orchestra, come potete vedere dalla brochure, A Sud del Sud. Che vuol dire? Partiamo dal sud, partiamo dalle nostre piazze, abbiamo l'ambizione di portare la nostra musica, i nostri ragazzi, i nostri professionisti, insomma chi si occupa di questo lavoro, in giro per le piazze della Basilicata, d'Italia, ma perché no anche del mondo. Io volevo darvi alcune informazioni anche così utili per chi vorrà promuovere, aiutarci a promuovere questa esperienza così lunga di 15 anni per le manifestazioni che potranno esserci
a seguire da questa. Quindi all'uscita, alla fine del concerto, potrete prendere informazioni lì all'ingresso, potrete lasciare contatti, insomma, facciamo in modo che questa sia, come dire, da un lato una presentazione, sarà anche un momento emotivo di divertimento, di rilassamento, ma dall'altro lato facciamo in maniera tale che questo sia un investimento proficuo per tutti noi, per portare la nostra cultura e la cultura dei nostri paesi nel mondo. E io, come potete vedere, già si diffondono le note della musica di Modugno. Quando ascoltiamo Modugno ci sentiamo tutti un po' di più, un po' più orgogliosamente italiani. Ed è proprio all'Italia, anche a questo, al difficile momento che vive l'Italia, al suo desiderio di futuro, di aspettativa e di felicità e di bellezza, che io vorrei dedicare questo concerto e le note che i ragazzi suoneranno, al desiderio di futuro che tutti noi abbiamo, al desiderio di bellezza che ha incarnato così bene Domenico Modugno nella sua esperienza. Quindi buon ascolto e benvenuti all'Associazione dei Suoni delle Dolomiti Murane. Thank you.
Prima di ogni cosa, amici di Potenza, è doveroso un chiarimento. È piuttosto evidente, io approfitto un attimo della pedana del mio amico tastierista, è piuttosto evidente che io non sono Gino Vogliandro, credo si veda abbastanza bene. Vi spiego anche perché questa sera ho il piacere di sostituire il mio amico Gino. Voi sapete che Gino è impegnato in due compagnie teatrali. Ebbene, è saltata fuori a calendario una data che inizialmente non era prevista, per cui Gino si era impegnato con l'Orchestra di Pino a essere qui questa sera. E paradossalmente è più facile sostituire una persona che si occupa della conduzione di una serata che non all'interno di una compagnia teatrale. Quindi Gino mi ha detto: devi andare a Potenza, devi stare con i miei amici, però mi devi telefonare. Quindi adesso noi tenteremo in assoluta diretta un esperimento, cioè chiameremo Gino, sperando che non sia ancora in palcoscenico. Mi apri questo 58 per favore, metteremo a viva voce, vediamo se suona e proviamo, non so se ha già iniziato lo spettacolo, per farvelo salutare. Insomma, adesso ci proviamo, apriamo un attimo. Suona, Gino! Ehi, sono Francesco, adesso cerco solo di fare in modo che si senta quello che dici. Parla un po', Gino. Prova, ok. Prova, Gino. Allora, Gino, adesso ti faccio salutare dal teatro Stabile di Potenza. Non dire parolacce che ci sentono tutti, per l'amor di Dio, che sarebbero rivolti a me, naturalmente. Vuoi salutare prima di andare in scena gli amici di Potenza, per favore? Sì, caro Francesco. Io saluto e sono dispiaciuto di non essere lì stasera tra gli amici, ma purtroppo il teatro con il quale ho un contratto questa sera mi ha voluto qua e non potevo, proprio per ragioni di rispetto di contratto, mancare questa cosa. Però il mio cuore è lì insieme a voi e approfitto non solo per salutare veramente tutti gli addetti ai lavori, tutti i musicisti che sono lì, in particolare vorrei salutare degli amici particolarmente cari, sì. A Michelangelo, volesse salutare Sciallo, volesse salutare la prima tromba. Eccoli, ti stanno salutando Gino con la mano. E il maestro Pino Verdi, che è la cortesia.
sì. Tu hai la voce tenga, anche se tu sei bravo. Per favore non dare un passo lavoro, perché io accendo. Non ti preoccupare, Gino, custodirò questo posto con tutto l'affetto che provo per te, tu sai che è immenso. Bravo, custodiscilo, mi fido di te. Ti fidi di me, fai bene. Ti abbraccio, maestro, ti faccio salutare da tutta Potenza che ti manda un applauso enorme. Grazie, Gino. A te. E in bocca al lupo, non ti posso dire la frase che si dice abitualmente quando si comincia uno spettacolo a teatro. Dunque, io ho il compito di farvi compagnia, di presentare un po' quelli che sono i pezzi. Voi sapete che questo è uno straordinario tributo a Domenico Modugno, ve l'ha già detto Giuseppe Romaniello, che è molto più preparato di me. Voi sapete che Modugno è stato, è tuttora, l'artista italiano più popolare nel mondo, 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è stato l'unico artista per 5 settimane italiano, in testa alla top 10 americana, poi magari ne parleremo. Adesso però io ho chiesto a Pino, che ho avuto il piacere di conoscere quest'oggi, con il quale ci siamo sentiti al telefono in questi giorni, avevo chiesto a Pino di avere una valletta, perché un presentatore senza valletta, capite bene che è un presentatore un po' privo, e allora ho chiesto naturalmente di fare una selezione molto, molto dura, molto rigida, perché io sono un professionista, faccio questo mestiere da molti anni. Pino mi ha detto: ci abbiamo pensato noi, abbiamo fatto un casting in tutta la Basilicata, e questa sera avrai vicino a te una ragazza molto professionale, una bella ragazza, molto preparata, quindi si chiama Ideana, per favore se la accogliete con un applauso, ecco. Vorrei polemizzare, ma questo microfono è mio, magari usa questo, che così parli a piano, senza rompere niente, che se è piano, sì. Ho capito. Sì, ecco, sono contento. Buonasera a tutti, buonasera orchestra, buonasera persone. Oh, calma, con calma, questa è la ragazza che abbiamo selezionato, una fatica, vabbè. Perché, che hai da dire? Vabbè, lasciamo stare. Quindi la valletta che fa, che facciamo adesso io e te? Ora ti spiego. Tu spiegami, io... sì. Vabbè, no, tutto a posto. Posso? No, ci mancherebbe. Io ho tre buste, la numero 1, la numero 2 e la numero 3. Dobbiamo scegliere una delle due, sì. una, dobbiamo fare una selezione. Scusa, abbi pazienza, tu hai tre buste, la numero 1, la numero 2 e la numero 3. Quante ne dobbiamo scegliere? Una selezione. Una selezione di buste, vabbè, tu hai le buste. Meno male che ce l'hai. Ma io ho detto le buste, perché avete capito? No, voi innanzitutto ci dai un on, a me mi dai del tu perché io sono abbastanza giovane. Comunque, vabbè, adesso il tuo compito è uno solo, mia cara Ideana. Selezionata non so come, poggia sto microfono per favore e vai a prendere. Guarda questo. Cortesemente, poggia il microfono, vai a prendere la cantante che dobbiamo iniziare. No, aspetta, aspetta. Sì. Professore, io sono una valletta, desidero uno stacchetto anche io. Va bene. Io voglio uno stacchetto. Lo stacchetto si fa per la cantante, hai ragione Pino. Voglio scusami. Uno stacchetto, grazie. Pino, ci pazienza, sennò qua non cominciamo più. Posa sto microfono, abbi pazienza, fammi lavorare. Stai buono. Io sono buonissimo. Vabbè, questo è meno male che ho fatto casting. Prego, adesso possiamo andare a prendere la cantante, per favore? Ma sì, ho i tacchi, abbi pazienza. I tacchi, abbi pazienza. Vabbè, allora per cortesia, adesso mi fate un applauso fatto bene, perché ho il piacere di invitare sul palco... No, datemi il tempo di presentarla prima. Dicevo, il piacere di invitare sul palco una donna con la quale ho scambiato due chiacchiere e non si può non innamorarsi artisticamente di lei. Si chiama Nura! Allora, io direi una cosa, Ileana, noi magari ci togliamo dai piedi così ora... Sì, non si scippa il microfono alla cantante, con grazia! Professore, ma mi togliete una curiosità, che differenza c'è tra la balletta e la cantante? Tu spiega roba. No, un attimo, sennò qua non inizia, è diverso. Sì, perché lo stacchetto suo è più bello del mio, che differenza c'è? È uguale, guarda. Ah, anzi, sì. Ma non... forse sono io che non me ne intendo di nulla. No, perché anzi era leggermente più lungo il tuo del suo. Vogliamo andare adesso che qui devono cantare, eh? Allora, ci godiamo tre pezzi meravigliosi, vi presentano ora, noi ci togliamo dai piedi. Un applauso, adesso fatto bene. Grazie amici di Potenza. Thank you.
Yeah.
del sud, grazie mille, veramente. Che voce, che eleganza, sembra di essere a New Orleans, improvvisamente si fa un ponte tra qui l'America, anche questo pelato qui dietro, all'improvviso sembra un uomo elegante, un musicista internazionale. Adesso però io vorrei sublimare un po' questo spettacolo, perché chiaramente il repertorio di Mimmo Modugno è un repertorio straordinario, però noi dobbiamo inevitabilmente fare un omaggio a quella che è la canzone manifesto di questo artista. Voi pensate che questo disco ha venduto 22 milioni di copie, io mi sono andato un po' documentando, è stato interpretato praticamente da artisti in tutto il mondo, e all'inizio lui l'aveva proposta come autore insieme a Migliacci, e nessuno la voleva. Nilla Pizzi ha detto in un'intervista qualche anno dopo: non avevo capito niente, non avevo capito che stava arrivando la modernità, e quindi l'ha cantata lui ai tempi insieme a Johnny Dorelli, si fece un arrangiamento quasi swing. Io non voglio parlare molto, lasciamo spazio alle note e godiamoci con la voce straordinaria di questa cantante meravigliosa nel blu dipinto di blu. A voi. Signori, sono mortificato, io purtroppo sono un professionista, non sono abituato. Poco facciamo, Pino? Dobbiamo fare un pezzo strumentale, intanto da fare due chiacchiere con... Facciamo Aquarius, ragazzi, per favore. Nura, Nura, abbi pazienza, Nura! Thank you.
qua, tanto complimenti ragazzi, una esecuzione meravigliosa. Adesso facciamo la nostra e apprendere, facciamo le cose fatte bene, perché giustamente non è professionale quello che abbiamo fatto fino adesso, ti raccomando. Ok, vai a prendere tu. Aspetta un attimo, io questa sera qui ho dei miei parenti, li posso salutare? Allora saluta zio Francesco, zio Gennaro, zio Antonio e zio Pasquale, ciao a tutti! Ora posso andare. Beh, sembra una radio libera, per cortesia vai a prendere un attimo. Allora, scusate signore, abbiate pazienza, purtroppo ognuno fa con quello che può. Per cortesia ragazzi, facciamo rientrare la cantante che qui c'è bisogno di alzare un po' il livello. Allora vai con lo stacchetto, Pino, vai! L'idea non è un cane, non si mantiene al guinzaglio, si accompagna e poi si lascia, non è che la fai dondolare così. Vabbè, dai, la perdoniamo per sì, questa volta. Umegro! Non è possibile. A te non va mai bene niente, dico quello e no, faccio quello, ma mi dici tu cosa devo fare, come devo fare? Tu meno fai e meglio è. Allora, abbiamo già sentito tre canzoni che sono Ciao Ciao Bambina, come prima è meraviglioso, adesso questa meravigliosa orchestra ce ne regala altre tre. Da quella parte, levati dai piedi che devono cantare, scusa, vai, vai, porca miseria, vai ragazzi, abbiate pazienza. Thank you.
Thank you.
ascoltare queste canzoni che sono davvero capolavori di leggerezza, così ben arrangiati, così ben cantati, è un piacere. Allora, io con il tuo permesso ora vorrei anche rivolgere un piccolo appello, una piccola riflessione agli amici che non solo sono qui per godersi lo spettacolo, mi ha spiegato Pino, ci sono anche delle persone che organizzano serate, quindi in qualche modo possono farsi promotori di un progetto così bello, fatto di sincerità, di passione per la musica. Io vi invito a essere particolarmente energici quando proponete questo evento, anche perché noi, me l'ha spiegato Pino, l'orchestra affronta anche un momento di, imbarazzante dirlo, di leggera difficoltà economica, si è un po' anche fatto economia sui costumi, vogliamo anche, non so, dare una dimostrazione pratica. Pino, Piero, Michelangelo, per favore, noi vi garantisco che questa orchestra, facciamolo vedere, facciamo capire alle persone che ci sono, eh sì, è necessario, sì, perché è importante che loro capiscano che pur di fare queste serate noi abbiamo ridotto il budget all'osso, che più all'osso non si può. Alzatevi un attimo i piedi, posso avere una musica sexy, maestro? Posso approfittare di lei? Un accordo minore, cortesemente, volante, ecco, grazie, ha sparato anche Lemmon. Togliti la giacca, Pino, facciamo capire in che difficoltà versano i musicisti. Ragazzi, per favore, volete far vedere? Iole, dov'è Iole? Perché dice solo gli uomini, anche le donne. Iole, dove sei? Fai vedere che difficoltà si incontrano a fare i musicisti. Ma che roba, ecco qua, guardate che roba. Abbiamo dovuto risparmiare sulle mani, tessuti, sì. Voi non avete idea cosa viene il cotone al metro, voi non potete immaginare. Va bene, grazie, se no diventa un night club e veramente ci siamo a spugliare. Allora, adesso basta scherzare, noi chiaramente proviamo a offrirvi anche un momento di leggerezza, però adesso è il momento di dare spazio a Nura, a questa straordinaria band, perché non mi sembra un'orchestra, mi sembra proprio una big band, uno spettacolo, io vi confesso, lo sto guardando insieme a voi per la prima volta e ci si incanta. Allora, parlavamo di Volare, Volare è stata cantata da Barry White, da David Bowie, da Mina, e quindi in qualche modo bisogna necessariamente celebrare questo pezzo straordinario. Possiamo anche creare un'atmosfera di luce, vorrei fare una presentazione proprio all'altezza della situazione. Allora, signori, questa straordinaria, meravigliosa orchestra capitanata dal maestro Melfi e da Nura, in Bel Blu dipinto.